Sì, il piano di ripresa e resilienza per il nostro comune, come per tutti i comuni, rappresenta un'opportunità davvero importante, anche se i tempi dei bandi e poi della loro realizzazione sono molto stretti. Proprio per questo noi già da un anno stiamo lavorando a progettualità fondamentali che possano far ripartire la città e rilanciarla e anche rigenerare molti degli spazi urbani che la attraversano. La maggioranza dei progetti riguarda il tema proprio della rigenerazione urbana, della sostenibilità ambientale, della coesione sociale e del digitale e guardano a tutto campo proprio alla città stessa. Siamo partiti già con importanti finanziamenti perché già 7 milioni di euro sono stati assegnati al nostro comune, a partire dalla casa di comunità che porterà finalmente i medici di famiglia a lavorare tutti insieme all'infermiera di prossimità, insieme a servizi specialistici sul distretto Averrazzano che verrà ampliato. Sono arrivati fondi importanti sulla rigenerazione che ci permetteranno di migliorare e ampliare il progetto del Lambruschini che vogliamo vedere ripartire per la fine del 2022 e per il quale abbiamo già approvato il progetto che vedrà appunto apportate delle migliorie grazie a 1,5 milioni di ulteriori fondi arrivati sul PNRR. Lavoriamo sulla rigenerazione urbana anche per quanto riguarda le nostre scuole perché già è arrivato 1,3 milioni euro per quanto riguarda la scuola media Leonardo da Vinci, ci permetterà di adeguarla sismicamente, staticamente, ma anche di fare nuovo spazio, adeguare gli spazi alle attuali innovazioni della didattica, quindi stando al fianco di quella che è l'insegnamento e anche la vita dei ragazzi che è cambiata e che quindi trova all'interno della scuola nuovi stimoli e noi dobbiamo fare anche gli spazi fisici adatti a questo. Lavoriamo sull'impiantistica sportiva perché uno dei prossimi bandi riguarderà proprio l'impiantistica sportiva delle scuole con il quale chiederemo di poter ricostruire la palestra delle scuole medie Leonardo da Vinci, quindi affiancando all'intervento sulla media anche quello sulla palestra e sull'impianto sportivo. Infine, un grosso ambito di progetti va sul tema della transizione ecologica, a partire dall'estensione e il completamento della rete ciclopedonale con il primo tratto da Matassina alla stazione di Figline che vorremmo realizzare entro un paio di anni e che permetterà di collegare quella alla stazione di Figline che sarà anche hub intermodale della città metropolitana, quindi un luogo che vedrà ampliato il parcheggio esistente, che vedrà un parcheggio dedicato proprio alle biciclette, quindi per incentivare la mobilità sostenibile in maniera forte anche dal centro delle città e insieme a questo anche il master plan del verde urbano, ovvero un vero e proprio progetto complessivo di bosco diffuso sulla città che ci permetta di rifunzionalizzare gli spazi verdi, di ampliare le piantumazioni e il verde esistente, quindi lavorare sulla sostenibilità sia in termini ovviamente ambientali ma anche in termini sociali perché gli spazi urbani possano sempre più essere luoghi di aggregazione. Quindi interventi a tutto tondo per far ripartire la città insieme al paese Italia.